Un mattino di fine agosto, la madre di André, Esther Frank, si recò al caffè Pierre Boulin da sua sorella Annie. Non appena la vide entrare, suo cognato Jean Boulin la salutò con l'appellativo che tutti conoscevano. «Eccola, compagnienne! Finalmente, Esther, non speravo più di rivederti. Va di là, ti raggiungo subito!» La invitò Annie finendo di servire due funzionari di polizia seduti al tavolo. Un eccesso di zelo volle che uno dei due si rigidisse nell'udire quel soprannome e ammiccasse all'altro. Annie si tolse il grembiule, raggiunse la madre di André sul retro e la osservò scartare uno chemisier di seta blu oltremare, semplice ma di buona fattura. «Che meraviglia! Vado su in camera a provarlo! Ma occhio, penso che sia perfetto!» esclamò Annie, entusiasta. «È un modello lineare, ma il colore crea un effetto elegante», replicò Esther. Annie si apprestò a uscire dal retro quando un poliziotto, apparso improvvisamente sulla porta, ordinò a Esther: «Il suo documento, prego!» Vedendola frugare nella borsetta e porgere nervosamente il documento all'ufficiale, Annie aggrattò la fronte, perplessa. Esther attese paziente, benché fosse in apprensione, era certa che mai nessuno avrebbe potuto collegarla a un fatto ormai considerato acqua passata. Ma il poliziotto lesse il nome di Esther Frank sulla carta e la dichiarò in arresto, mentre il suo collega la afferrava rudamente per un braccio. Esterrefatta, Annie li guardò andare via. Avrebbe voluto fermarli, protestare a gran voce, ma si trattenne. Non riusciva a comprendere perché nella frazione di un secondo era rimasta sola nel retro del suo caffè a fissare impietrita lo chemisier del colore che aveva tanto desiderato e che ora avrebbe voluto distruggere.